La prima cosa che vedrai sarà un fiume. E sulla sua sponda sinistra immaginerai la tua città ideale. Una perfetta geometria di strade. E poi, al centro di tutto, il grande cotoneficio, disteso e armonioso. Le sue ciminiere, alte 70 metri, sfideranno in maestosità la chiesa e la tua sontuosa residenza estiva. Tu sei l'illuminato e ambizioso capitano d'industria che qui, sull'Adda, realizzerà il suo modello di villaggio operaio. Ma il tuo, oggi, è anche lo sguardo degli operai affascinati dalle cardatrici e dai moderni telai, alimentati dalle poderose turbine idroelettriche. Ed è lo sguardo delle donne che entreranno nelle loro nuove case, con finestre grandi, soffitti alti, orti e giardini. E dei bambini, che siederanno nei banchi di una scuola costruita tutta per loro proprio di fronte all'ingresso della fabbrica. Perché qui tutto è rappresentazione sociale e testimonianza di un'epoca tramontata. Gli occhi dei capireparto vedono case più grandi e meno ripetitivamente squadrate. Quelle dei dirigenti rimirano ville isolate, immerse in giardini lussureggianti. E a nessuno sfugge l'ingombrante mausoleo padronale che emerge dalla terra e interrompe la sobria regolarità del camposanto, come ad avvolgere tutti coloro che hanno dato la vita per la grandezza del suo sogno. Crespi d'Adda. Siti italiani del patrimonio mondiale UNESCO. Patrimonio dell'Italia. Eredità per il mondo.